Compagne e compagni, do lettura dei risultati. Presenti 134, 34, votanti 132, favorevoli 89, contrari 37, astenuti 5, nulla 1. Proclamo quinto segretario nazionale di Rifondazione Comunista il compagno Maurizio Acerbo. Nel frattempo andate avanti così. No. Stava a dire. Che vi devo dire? Io vi ringrazio per la fiducia. Purtroppo siamo dell'Italia centro-meridionale, ma cercheremo di conquistare quasi anche dei settentrionali. Che posso dirvi? Non devo fare intervento, il segretario uscente mi ha detto che bisogna fare il discorso, quindi ci proverò anche se sono persona abbastanza timida. Innanzitutto io vorrei dire alcune cose. Io non sono Paolo Ferrero. E quindi non vi aspettate che io lavori molto come Paolo Ferrero, che è valdese. Io sono della città di Flaiano, quindi ho una visione della vita, diciamo, un po' meno. Questo però vi consentirà di avere una qualche maggiore libertà, sempre vigilata. Quindi cerchiamo di lavorare insieme, datemi una mano. Noi siamo, secondo me, una cosa molto rara in questo paese, perché siamo uno dei pochi luoghi in cui si fa politica rimettendoci e perché ci si crede. Tempo fa, mentre facevo un'inchiesta su un appalto che poi siamo riusciti a bloccare, un'opera devastante e disastrosa, sono andato a chiedere delle informazioni a un ex grande burocrate di Stato, insomma, che aveva in pensione, che aveva cose da raccontarci. A un certo punto, dopo che parlavamo, mi aveva a lungo, abbiamo approfondito una cosa da report, mi ha chiesto: scusi, ma lei di che partito è? Io gli ho detto di Rifondazione Comunista, e lui mi ha guardato e gli è uscito distinto, mi ha detto: ma allora lei non fa politica, lei è un poeta. Poi si è scusato, mi ha detto: no, scusi, guardi, non volevo, mi è venuto spontaneo. Io credo che è il miglior complimento che si possa fare delle comuniste e dei comunisti. Anche perché, diciamo, se non fossimo un po' romanticoni e romanticone, non staremmo qui, saremmo andati in questi anni in luoghi più comodi, ma che sono meno divertenti e poi sono grigi. Quindi io spero che riusciamo a
a costruire, a proseguire il lavoro che ha fatto Paolo. Io lo voglio dire col cuore e ringraziarlo, diciamo, se non era per la sua attività da stalker non avrei mai accettato questo incarico, ma io lo voglio davvero ringraziare perché ho visto in questi anni i sacrifici inenarrabili che ha fatto, e tra i sacrifici inenarrabili che si fanno ci sono anche quelli di essere comunque alla fine il capro espiatorio e il parafulmine di tutto quello che succede. Ci sono gli onori e gli oneri. Però io lo voglio ringraziare perché noi abbiamo avuto un sacco di dirigenti, di eletti, che la prima volta che insomma c'è stata l'occasione ci hanno salutato, e Paolo ha tenuto la barra dritta su una linea di alternativa che era quella che avevamo deciso tutti insieme a Chianciano, e la tenuta non era facile, perché abbiamo visto che anche tanti che all'inizio erano d'accordo con noi, poi poco a poco davanti alle difficoltà ci hanno ripensato, hanno cominciato a pensare che forse era meglio seguire altre strade. Paolo ha tenuto duro e io credo che dobbiamo ringraziarlo di cuore. Ovviamente, siccome io non ho problemi di ego, non si può sognare di andare in pensione, perché dato che Valdesi adesso deve dare una mano al nuovo segretario, mi pare evidente, e deve continuare anche perché ha una conoscenza del partito che credo sia un patrimonio di tutti noi. E poi voglio dire un'altra cosa, compagni e compagne. Io penso che noi dobbiamo fare in modo di utilizzare tutte le energie che ci sono tra di noi e di ridurre al minimo possibile i conflitti tra di noi, non che non servano quando c'è da appassionarsi su una posizione politica, ma ridurli al necessario, indispensabile alla discussione politica. Poi io a Paolo Ferrero sono anni che ogni tanto viene con queste idee strampalate, io gli dico: Paolo, io sono l'ultimo che può fare il segretario, perché io ve lo confesso adesso, prima avevo un patto che lui non potevo dire, io sono uno di movimento, cioè a me le riunioni di partito, dopo che durano un po' di tempo, mi annoiano, cioè francamente, cioè io vorrei un partito in cui ci vediamo, discutiamo di che cosa facciamo, già saputo da Todia che ci sarà il vertice del G7 a Bari, allora facciamo due riunioni per andare a vedere come andare a fare il nostro dovere, e le energie negative le sfoghiamo verso il G7, no, tra di noi. Un'ultima cosa, davvero nel ringraziare tutti e tutti, in primo luogo quelli che non mi hanno votato, che erano quelli più vicini, diciamo, al mio orientamento politico. E che comunque ringrazio perché, insomma, è bene che la nostra famiglia sia varia. Un'altra cosa che vorrei dire è questa, che io non guido l'automobile, non abbiamo noi, quindi mi muovo solo in bicicletta da solo oppure in treno, in autobus, quindi questa mania di Ferrero di andare ovunque, eccetera, insomma, anticipiamo, perché io non sono abituato, a muovermi poco, però se ci muoviamo tutti insieme può essere, insomma, che riusciamo ad arrivare da tutte le parti, compagni e compagne, al lavoro e alla lotta.